第4子エスカノール様。Ciao a tutti ragazzi, qui Vedata Channel con un nuovo video. Oggi vi portiamo una tripla recensione di Four Nights of the Apocalypse, con i capitoli 29, 30 e 31, ovvero con la conclusione della saga di Kant con Edlin e Hauser. Cominciamo ovviamente dal capitolo 29. L'ultima volta ci siamo lasciati con Edlin e Donnie, i quali si ritrovavano in pericolo a causa dell'infervorimento del dragone seguito dal capo dei banditi. La bestia, completamente fuori controllo, attacca l'intero forte di Kant, radendolo velocemente al suolo. I banditi scappano, così come Sin e Sylvan. La volpe, capace di percepire la magia di Percival, suggerisce di andare sottoterra per raggiungerlo. Torniamo quindi nei sotterranei dagli altri, dove Taizu rivela una stanza segreta esattamente vicino alla cella dove era rinchiuso il nostro gruppo. Al suo interno vi è il cucciolo di drago, nato decisamente tempo prima e mai restituito da Edlin. Sfortunatamente il piccolo non pare essere in buona salute e dopo un controllo Nasians presume non possa resistere per più di 3 giorni. Hauser ancora non capisce quali siano gli intenti di Edlin e continua imperterrito a giudicare suo nipote, dandogli questa volta dell'imbranato. Percival, piuttosto preoccupato, decide di andare a cercare Donnie all'esterno, non prima però di aver restituito il dragone del caos a Hauser, così da ridarlo a Donnie personalmente. Il Cavaliere Sacro è certo che suo nipote stia già scappato, ma Percival gli assicura come tornerà in qualche modo per aiutarli. Non è la prima volta che accade e di certo non lascerà indietro i suoi amici. Quella strana compagnia creatasi attorno al nipote confonde totalmente Hauser. Era sicuro che Donnie volesse diventare un cavaliere sacro, ma alla fine ha comunque mollato il suo sogno. Con un breve flashback capiamo anche il perché Donnie si sia lasciato alle spalle quella strada. A quanto pare il ragazzo non riteneva la sua forza magica abbastanza per essere un cavaliere di tutto rispetto, cosa che lo ha portato ad abbandonare allenamenti, famiglia e amici. In aggiunta non voleva nemmeno rischiare di morire. La forza magica però non è tutto, essa non forma totalmente un cavaliere, dipende tutto dall'allenamento, come andrà ad utilizzare la tua magia, e suo zio è stato il primo a ricordarglielo. All'esterno Edlin e Donnie si ritrovano in mezzo alle macerie, dove il secondo utilizza la sua magia per salvare il compagno. Dopo essersi appeso ad un ramo, Edlin ripensa a tutte le cose che ha intrapreso nella sua vita, facendo notare di non aver risolto niente in nessun caso. Dall'altra parte, con fare decisamente più maturo, Donnie gli ricorda come non siano nemmeno arrivati a 20 anni e come abbiano tutta la vita davanti. Inoltre ha deciso di tornare ad allenarsi per diventare un cavaliere. La decisione è avvenuta proprio grazie ai suoi nuovi amici, per i quali rischierebbe la vita in qualsiasi occasione. Percival e Han si avvicinano sempre di più, ma il drago ricomincia ad attaccare. La creatura comincia persino a sputare fuoco, ma grazie a uno dei golem di Percival viene assorbita tutta la fiammata. Il gruppo è pronto ad affrontare il dragone, una volta per tutte. Passiamo al capitolo 30, accolti da una bellissima pagina a colori di Percival contro il drago. Mentre fuori sono occupati, nei sotterranei Nasians si prende cura del cucciolo di drago con una nebbia curativa, poiché il piccolo non è forte abbastanza per essere medicato con metodi tradizionali. Nel frattempo, Sin rimprovera Hauser sull'aver fallito dall'alto della sua posizione nell'allenare 2 ragazzini. Rincara la dose rivelandogli anche come Donnie abbia protetto il frammento del feretro e non rubato. Hauser è confuso nel sentire la volpe parlare e ancora di più dal fatto che lo conosca, ma riflette principalmente sul suo operato. Ha giudicato un ragazzino e ancor prima suo nipote senza saper niente. Non sapeva avesse aiutato i suoi compagni, combattuto con un cavaliere del caos mandato da Arthur in persona e rischiato persino la vita in quel momento. Sin gli rivela come non siano il gruppo del circo a cui si era unito prima, ma un gruppo creatosi nel tempo con esperienze uniche. Rivela anche come Percival sia il ragazzo che ha seguito sotto ordine del re di Liones in persona, il ragazzo con l'elmetto, membro dei 4 cavalieri dell'Apocalisse. Con tutte queste informazioni, Hauser non solo si sente distrutto, ma anche motivato per combattere. Dopo aver chiesto a Nasians il suo nome, gli richiede anche di rimuovere tutto l'alcol dal suo corpo. All'esterno, Percival non riesce minimamente a scalfire il drago con i suoi golem. Viene persino infilzato da uno dei suoi artigli, o almeno è quello che si pensa. Quello infilzato non era altro che una copia creata da Edlin, la quale ha fatto guadagnare altro tempo al gruppo. All'improvviso, nel campo di battaglia si manifesta un ciclone. Hauser, finalmente, arriva sul posto rinvigorito e determinato. Dopo aver recuperato la sua arma, sfida da solo il drago con le sue tecniche Rising Tornado e Whirl Shock, deviando tutte le fiammate e rispedendo i colpi al mittente. Tutti sono sorpresi dalla sua potenza, ma per noi questo è l'ordinario, così come per Donnie. Il capitano dei Cavalieri Sacri di Liones è finalmente tornato. Hauser apre anche il capitolo 31 con il suo Super Cyclone, scagliato direttamente sul drago.
Donnie rivela agli altri come abbia combattuto contro il clan dei demoni 16 anni prima, facendo capire che non sono davanti ad una persona qualunque. Lui è un vero cavaliere sacro. Completamente da solo riesce a mettere al tappeto la creatura, mostrando come non fosse davvero un problema per la sua classe. Tutti sono sollevati e stupiti dall'uomo, ma Percival è quello più eccitato di tutti. Vedendo Hauser all'opera, anche lui distinto decide di voler diventare un cavaliere, uguale o persino più forte. Si mette persino a copiare le sue tecniche nei nomi e pose. Umilmente, sentendosi elogiato così tanto, il capitano rivela anche come vi sia gente decisamente più forte di lui in giro. Poco dopo, Nasiens arriva a cavallo del cucciolo di drago, decisamente migliorato in salute. Il piccolo, vedendo la madre a terra, prende subito un colpo, pensando fosse morta, ma fortunatamente Hauser non si è spinto fino a tanto. La creatura era infuriata solo perché non trovava il suo piccolo, non perché avesse qualcosa in particolare contro le persone, ma ora che madre e figlio sono riconciliati, non attaccherà più nessuno. Nel caso dovesse accadere, Hauser sarà lì a difenderli. Edlin, pentito dei suoi peccati, si lascia andare ad uno sproloquio. Ormai è un ricercato, ha distrutto un forte intero a causa delle sue azioni e ha quasi ucciso delle persone. È pronto per essere arrestato, Hauser decide di dargli semplicemente un pugno. L'uomo finalmente comprende il suo pupillo. Alla fine lui e Donnie non erano così diversi. Allo stesso modo pensava che la sua magia non fosse abbastanza per diventare un cavaliere sacro, cosa che lo ha portato allo stesso modo ad abbandonare gli allenamenti e diventare capo di una banda. Con eterna convinzione, Hauser tende la mano al ragazzo e lo invita ad allenarlo da capo, facendolo scoppiare in lacrime. Alle spalle, Percival copia Hauser ancora una volta, sdrammatizzando totalmente la scena. È innocente e simpatico, decisamente più tollerabile di altri personaggi che forzano siparietti ripetuti fino alla nausea. I suoi interventi alleggeriscono molto l'atmosfera e lo apprezziamo moltissimo, anche perché sono nei momenti giusti. Hauser si scusa finalmente con suo nipote per le cattiverie dette, ma Donnie rivela di tutta risposta le parole dette da sua madre prima di morire. «Devi vivere, anche per me». Non voleva rischiare la vita diventando un cavaliere per realizzare il desiderio di sua madre, non per fuggire. Ora però le cose sono cambiate, ha degli amici molto cari e vuole diventare un cavaliere sacro per dedicare la sua vita anche a loro. Con la loro riconciliazione, Hauser restituisce il frammento del feretro, non prima però di avvertire il gruppo. Portandolo con loro saranno seguiti costantemente dalle fila di Arthur, ovunque andranno. Donnie prende subito paura sentendo quelle parole, rifiutandosi di portarlo con sé. Al contrario, Percival si propone immediatamente per tenerlo stretto. Come regalo e con le conoscenze donategli da suo padre, Hauser forgia una lama per Percival, utilizzando, come Elsa, lo stesso frammento. In questo momento assistiamo alla rinascita della vecchia spada di Meliodas, la quale è arrivata nelle mani del nostro nuovo protagonista. Il gruppo, nuovamente unito, si rimette in viaggio con destinazione Dalfler e infine Liones. Finalmente abbiamo degli avanzamenti di trama, sia per personaggi che per mondo attuale. Donnie è decisamente cresciuto in questi pochi capitoli, lasciandosi alle spalle la sua vena infantile. Questo intero arco era dedicato a lui, non a Percival. Parlando di quest'ultimo invece, è notevole il fatto che abbia ottenuto la spada completa di Meliodas agli esordi, il quale la portava falsa e rotta. Lo stesso Meliodas che abbiamo adorato da subito nei primi momenti. Il nostro giovane protagonista ha subito a sua volta una crescita, confermando di voler diventare anche lui un cavaliere, rispettando le difficoltà che porta questa scelta. Magari più avanti vorrà diventare uno dei 7 peccati capitali, condividendo il sogno di Tristan. Questa saga di Kant è stata dura da digerire per l'inizio, ma alla fine ci è piaciuta decisamente. Ora arriviamo alla saga di Dalfler, aspettando quella di Liones. Questa nuova saga inizia con il botto e non vediamo l'ora di parlare in un altro video. Dalfler è il luogo più vicino al regno di Liones, ma anche il più tortuoso a detta dei personaggi, quindi aspettiamoci grandi cose. Con questo noi finiamo questa tripla recensione. Vi ringraziamo tutti quanti per la visione e per il supporto. Vi invitiamo a lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale, attivare la campanella se l'avete fatto e seguirci su Instagram. Noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Vedata Channel. Ciao!